d'acqua. Si stringe il cerchio intorno agli autori della sparatoria a Chiaia, consumata lo scorso novembre del pestaggio sul lungomare di Napoli, accaduto poche settimane fa. Identificati infatti i membri delle gang. Il primo episodio avvenne a novembre in via Carlo Boerio, in città, dove furono esplosi alcuni colpi di pistola. La sparatoria ebbe come conseguenza il ferimento di 6 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Alcuni di loro furono raggiunti anche da proiettili, altri invece da alcune coltellate. A scatenare la furia sarebbe stato un alterco sfociato poi da due gruppi di giovani provenienti da Fuorigrotta e da San Giovanni a Teduccio. In carcere allora finirono un ventenne, Giuseppe Troncone, figlio del presunto boss Vitale, a capo della cosca attiva a Fuorigrotta. Il secondo episodio, invece di movida violenta, risalirebbe ad alcune settimane fa, quando sul lungomare si è scatenato l'inferno. Ancora una volta i protagonisti sono gruppi composti da giovanissimi. I carabinieri della stazione Vomero Arenella hanno catturato un 22enne di Mater Dei, già noto alle forze dell'ordine, che è sfuggito ad un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale dei minorenni di Napoli per porto abusivo di armi. Il giovane si trovava a casa dell'amico nel quartiere Arenella, non aveva documenti con sé e ha fornito un nome falso. Il compagno ha confermato. I militari però hanno proceduto ad accertamenti più approfonditi, rilevando anche ad entrambi le impronte, e sono così risaliti alla vera identità del 22enne. Per entrambi sono scattati gli arresti. Ed è scattato anche un blitz del nucleo antiterrorismo a Napoli, con finito in manette un algerino, Camesti Hamedi, da 12 anni conosciuto come Zidane per la somiglianza all'ex calciatore, oggi allenatore del Real Madrid. Custodiva centinaia di documenti tra patenti, carte d'identità, permessi di soggiorno, codici fiscali e titoli di viaggi per creare delle identità false ma legali. Il sequestro della villetta di Poggio Marino è scattato 2 giorni fa nel corso di un'operazione antiterrorismo culminata proprio con l'arresto dell'uomo. Dopo un periodo di indagini, appostamenti e sorveglianze, gli agenti hanno potuto arrestare l'uomo, che adesso si trova rinchiuso nel carcere di Secondigliano. E di carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Napoli, durante un servizio predisposto per prevenire reati ambientali, hanno effettuato controlli nella struttura operativa di una società di impiantistica. Denunciati in stato di libertà i due amministratori perché gestivano una illecita attività di rifiuti speciali pericolosi e non derivati sia dal ciclo produttivo che dalla lavorazione di conglomerati bituminosi. Riscontrata anche la gestione di rifiuti non pericolosi in difformità delle autorizzazioni rilasciate e scoperte opere edili realizzate abusivamente. L'intera area di rifiuti, le strutture edili abusive e l'autofficina comprese delle attrezzature sono state sequestrate. E momenti di tensione nel carcere di Capodimonte a Benevento, dove un detenuto straniero si è reso protagonista di un gravissimo episodio di violenza. Dopo aver aggredito all'interno di una delle sezioni di sicurezza un altro detenuto di nazionalità italiana, l'aggressore ha tentato poi di barricarsi nella sua camera detentiva, devastandone anche un'altra successivamente. Gli agenti sono intervenuti sul posto. L'uomo è apparso subito violento e minaccioso. Dopo l'aggressione, infatti, ha minacciato prima di autolesionarsi. Poi ha tentato di perforare una bomboletta di gas ed ha estratto dalle tasche un accendino con il chiaro intento di appiccare dolosamente un incendio o peggio far esplodere la bomboletta. L'uomo è stato fermato grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria. Durante la colluttazione un ispettore è rimasto ferito ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Benevento. Gli agenti del commissariato di polizia di Bagnoli hanno arrestato Antonio Sigillo, 33enne napoletano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti impegnati nel controllo hanno notato in via Agnano Astroni un'autovettura di colore viola provenire nel senso inverso di marcia. Il conducente, alla vista dei militari, ha gettato dal finestrino un involucro ed ha invertito la marcia. Gli agenti sono intervenuti riuscendo a recuperare quanto abbandonato e inseguendo l'uomo, che è stato poi bloccato poco dopo in contrada Pisciarelli. All'interno dell'involucro i militari hanno rinvenuto e sequestrato 26 dosi di cocaina già confezionate ed altre bustine contenenti sempre sostanze stupefacenti. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa. A più tardi.